vedere come ho realizzato una ghirlanda partendo da una goccia, da un appendino. Questa è la ghirlanda che ho realizzato io. Volendo poi, come vedete, si può andare a nascondere con un nastro la parte che ci consente di appendere la nostra ghirlanda. Questa è come si presenta sul retro. Quindi ora vi faccio subito vedere i passaggi. Come vi ho anticipato, partiamo da una gruccia per realizzare una ghirlanda. Quindi il primo passaggio che bisogna fare è prendere la nostra gruccia e tirarla fino ad ottenere una forma il più possibile circolare. Non so se la vedete, eccola qua. Ottenuta la nostra forma, vi potete benissimo anche aiutare con qualcosa di circolare, non lo so, magari una scatola o un contenitore. Una volta ottenuta la vostra forma, andiamo ad aprire in questo modo e andiamo ad inserire del tessuto. Io come tessuto ho scelto questo, che è una juta, tagliata una striscia. Si possono benissimo utilizzare il tulle, i nastri, quello che avete in casa. E vado a inserire il tessuto nella parte alta e vado in questo modo a effettuare. In questo caso io con l'aiuta sono più facilitata, faccio dei fori e premo, dipende poi dal tessuto, ad esempio anche col tulle si presta benissimo a questo tipo di lavorazione, se no se invece scegliete di fare esempio del tessuto in cotone o del feltro, del panno legno, in quel caso dovrete prima fare i vostri fori e poi piano piano inserirli in questo modo all'interno del fil di ferro. Quindi io adesso continuo così fino a terminare tutto il giro. Qualora terminassi il mio nastro, andrò ovviamente a tagliarne un altro pezzettino. Quindi continuo, più o meno cerco di mantenere la stessa distanza fra un foro e l'altro, e questo è quello che devo ottenere, quindi tante pieghette, e questo è quello che ottengo. Poi nell'info box vi metterò anche i metri di stoffa che ho utilizzato. Ora vado a chiudere la mia gruccia con la colla a caldo, o se volete anche con una graffatrice, andiamo a fermare i due lembi di tessuto. Lo stesso passaggio lo faccio nel retro, fermando qua e là, sempre con la colla a caldo, il tessuto al ferro. Ora a questo punto possiamo procedere con la decorazione. Io andrò ad utilizzare una scritta, in questo caso l'ho fatta con la Big Shot, che adesso vi faccio vedere che cos'è, ma volendo si può benissimo ritagliare con del tessuto ogni singola lettera, e vado ad incollare la scritta Buone Feste, la posiziono qua in basso e la incollo sempre con la mia colla a caldo. Qualora voi invece scegliate di fare, ovviamente di utilizzare questa decorazione come fiocco nascita, potete eventualmente scrivere il nome del nascituro. Continuo ovviamente a decorare il mio oggetto. Vado ad incollarci delle pigne che ho trovato e delle bacche. Queste sono finte, ma ovviamente potete anche utilizzare quelle vere. Si può lasciare sia così oppure inserire una decorazione anche all'interno. Adesso vi faccio vedere come farò io. Io applicherò questa renna e la vado ad incollare essendo doppia, vedete le gambine sono aperte, la vado ad incollare vicino alla scritta e la incollo sempre con la colla a caldo. La renna è fatta in panno lincio e si può benissimo ovviamente ricalcare e ritagliare. Bene, questo è il mio risultato finale. Fatemi sapere con un commento qua sotto che cosa ne pensate. Spero vivamente che il video vi possa essere d'aiuto.
Se lo fate, magari fatemi vedere la vostra variante con l'hashtag dai Hippie Witch su Instagram. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!